steps is easy, standing still is hard. Del mattino. 15 minuti per salire le scale di casa e 10 per infilare la chiave giusta nella serratura. Livello alcolico? Indefinibile. Confusione mentale? Indefinibile. Numero di limoni dati a caso questa sera? Indefinibile. Ora nulla deve interrompere il mio cammino verso il letto. Mesi fa ho fatto una scatola con tutto quello che riguardava Marco, il mio ex. Che cosa cazzo ci fa l'orribile spilla di piume che avevamo comprato da un Bangladesh a Bologna la sera del suo compleanno, ubriachi e felici di fare una cosa stupida? Se metto assieme alcol e un ricordo della mia storia andata in frantumi, ecco l'incendio. Io, che non l'ho mai cercato nemmeno con un SMS dal giorno della rottura, anche a me stesso nascondo gli attacchi di nostalgia. Ma dopo 9 vodka lemon, 2 Waikiki e 5 tequila, se mi cade sui piedi un flashback bello infiocchettato, il risultato è... psycho. Poche ore dormite, pensieri, incubi e nausea da tequila. La spilla era solo un fiammifero. Ora desidero inoltrarmi tra le fiamme più alte dell'incendio. Lettere, foto, video. Qualche giorno a casa di mio nonno potrebbe essermi utile per sfogliare la marea di ricordi indisturbato. Nonna! Nonno! Cartoline, foto, cartine, frammenti di ogni tipo. Tenevo anche la lista della spesa che ci lasciavamo la mattina. E appena i ricordi diventano troppo pungenti, mi getterò nel vortice dei discorsi ingarbugliati e confusi assieme a loro. Scappi, aveva quella parola lì, non avevo altro. Allora il nonno l'ha salutato assieme a loro due. Sta arrivando la primavera. Giubbetto.
Un impermeabile. No, mi sa che c'è la Una zia. maglietta rossa. No, non so se c'è la Però zia. questa Sì. Di cosa stavamo parlando? Poi mi guardo allo specchio e oltre ai tanti ricordi rivedo una parte di me che avevo deciso di chiudere dentro un baule seppellito chissà in quale isola. Quegli occhi malati non li vedevo da mesi e mi ricordano quanto fosse sbagliato Marco per me, che quando vomitavo prosciugando lo stomaco lui non si è mai preoccupato, non mi ha mai raggiunto, nemmeno come amico, per fare due chiacchiere quando ogni 10 giorni perdevo 6 kg e navigavo dentro i pantaloni che compravo continuamente. È ora di finirla una volta per tutte. Non so esattamente cosa fare, ma a fine giornata le cose andranno diversamente. Ehi, sono Alex. Avrei bisogno. Da ieri sera, dopo la festa. Oh, ci vediamo tra un po'. A dopo. Ciao ciao. Non devo bere troppo veloce, se no. Fai male, G. No. Voleva. Come? Eh? Stavolta penso proprio di finirla. Oggi sì. Però non la ride mai. Che cosa non ride te? Lui, ah. Però non se ne accorga. Ah, perché hai chiamato per privato. Ho guardato su Google. Anche se tu però non hai parlato. No, no, io non l'ho mai cercato, cioè non ho mai fatto niente da quando ci ha lasciati, quindi. Ma dico, una volta che l'hai fatto e poi credo ti sei reso conto che magari era meglio lasciare cose come stavano, piuttosto che. No, volevo solo sentirlo. Non hai avuto il coraggio. Non volevo parlargli, volevo solo sentire la sua voce. Vabbè, che effetto ti ha fatto? Paura. Paura? Sì. Ti sarei reso conto che forse inconsciamente non era la cosa giusta da fare e che avrebbe riaperto vecchie ferite. E se adesso alla vista di un ciondolo di cos'è? Spilla. È che vero che l'ubriaco è tutto amplificato. Amplificato, esatto. Ora... Lissio, Lissio! Oh mio Dio, adesso sto molto meglio. Grazie. Sei il solito e guarda che cosa ti fa ancora pensare a lui. E non succedeva da un pochino, quindi... Coraggio. So esattamente cosa fare di quella roba. Cosa, il vomito? No. Di tutto quello che mi ricorda lui. Ah, buttare nel cesso insieme al vomito. Più o meno. Oggi ho chiamato la persona giusta e ovviamente mi ha regalato il consiglio giusto. Il fuoco.
Mentre tutta quella complicità, le parole, i pensieri bruciano davanti ai miei occhi, io tiro un respiro di sollievo. Il peso che la sera prima mi si è appoggiato sulle spalle sta diminuendo. Ma non mi sento libero al 100%, qualcosa mi infastidisce ancora. Anzi, mi punge una coscia. La spilla. La miccia che ha fatto scoppiare l'intero incendio. E chissà se qualcos'altro mi riporterà alla sera del suo compleanno. Succederà magari. Ma di certo non sarà grazie a questa. Nel prossimo episodio di Bowtie Boy. Perché sei andato via stamattina presto? Cioè io comunque sto bene. A volte mi sembra solo di essere uno strumento. Mi puoi spiegare cosa è successo? Mi sono rotto il cazzo.